Mercoledì 30 agosto 2016 sono le ore 6:22 di mattina, prima di questa umile colazione a base di patata, polpetta, ketchup, maionese e Coca-Cola. Devo dire, sono dei ragazzi stranieri, la fast food indiano in via Gioberti 48. Vogliono salutare perché sono molto professionali, hanno degli ottimi piatti e anche molto economici. Io questa notte, nella mia notte in sogno, ho letto tre libri, addirittura tre, ma uno l'avevo già letto due volte ed è il libro di Mario Pietro Evangelisti, Grazie di tutto, Signore di tutto, edito dalla A.Gen.P.P. C'è un passo che voglio leggervi. È questa l'evoluzione dell'uomo, il risultato della sua intelligenza o non piuttosto un'autodistruzione evoluta? Andiamo a ripetere questa frase importante. Vedete, i libri, come dico al mio carissimo amico Felis, che è la persona più importante che esiste dopo i miei sacri genitori, il generale d'esercito Gaetano Paolini e mia madre, vice Bocchicchio, tra l'altro il 2 prossimo settembre ci sarà questa celebrazione di 57 anni di matrimonio dei miei genitori. Nel libro di Mario Pietro Evangelisti, che un po' mi ha aperto la mente su tanti argomenti, ripetiamo questa frase: è questa l'evoluzione dell'uomo? Il risultato della sua intelligenza? O non piuttosto un'autodistruzione evoluta. Il libro costa 10 euro, chiunque voglia comprarlo. Allora, perché questo video? Questo video è questa colazione di mattina. Io non sono abituato a mangiare la colazione salata, sono più per la colazione dolce la mattina, ma è stata una notte un po' difficile. Felice perché ieri ho passato una bellissima giornata in compagnia di Margherita, una ragazza di 20 anni, italiana, di una grande sensibilità, di una grande umanità, ma soprattutto di una grande fragilità. E con lei sono andato a San Pietro il giorno prima dei funerali, che avverranno alle 18, quindi fra grosso modo sono quasi le 6 e mezza, quindi 12 ore, grosso modo, 15 ore, grosso modo, 12 ore, perdono, 12 ore, scusate, ma quando non si dorme. E intanto ho deciso che devolverò nell'arco della giornata tra oggi e domani, con un regolare bollettino postale, tutto il denaro che ho avuto fino ad oggi dai proventi del libro Amato, aveva 17 anni, scritto da Mari Rosa Barbieri, edito a Lupi Editore. Gabriele Paolini racconta il suo amore per Daniel. Il libro costa 14 euro, si può trovare in tutte le librerie d'Italia, laddove non è fisicamente presente lo si può ordinare e quindi acquistare poi successivamente. Ho deciso di donare tutto, inizialmente avevo parlato quando il libro è uscito, a febbraio del 2016, quando l'abbiamo presentato con Lupi Editore e Maria Rosa Barbieri, la mia biografa. Io avevo parlato del 50% di quello che a me veniva dato, io l'avrei devoluto alle varie associazioni con le quali io collaboro e di cui sono socio. Ma adesso, per il terremoto, per queste 292 vittime, per la ricostruzione del terremoto avvenuto, come tutti sapete, il 24 agosto del 2016, in piena notte ad Amatrice e a Cumuli, insomma nella zona, in quella zona, io ho deciso di devolvere tutti i proventi, quello che riguarda la mia persona. Poi Mari Rosa Barbieri non so quello che fa, né so quello che fa il mio editore, ma io ho deciso di donare tutti i proventi. Vorrei, ricordando che c'è questo funerale oggi importante alle 18 ad Amatrice, dopo che la popolazione ha protestato perché le autorità, la politica voleva chissà perché portarlo a Rieti, volevo concludere questo video con due cose, con inquadrandovi questa fotografia molto importante, dove potete vedere
Silvio Berlusconi, ovviamente sempre con la sua modalità di grande comunicatore, abbiamo Sarkozy, abbiamo Obama e tanti altri leader politici. Questa fotografia è stata scattata, se non ricordo male, proprio in occasione del famoso G8 che c'è stato all'Aquila, ed è stata scattata l'8 luglio del 2009 all'Aquila. All'Aquila ci sono stati il terremoto 6 aprile del 2009, scossa alle 3:32 di 6 gradi punto 3, e ha causato 309 morti. Allora, questa foto perché la inquadro? Perché voglio mostrarvela mentre faccio colazione, perché mi auguro che oggi i funerali non diventino una passerella di politici, Mattarella, Renzi, tutti i vari sindaci, non dei paesi colpiti, degli altri, delle altre città, no? Magari ecco, ci viene anche la Virginia Raggiola, questa passerella alla gente della popolazione non gliene può fregare di meno, né dei politici, né di Mattarella, né di Renzi. Ecco, quindi io voglio sentire insieme a voi la grande Ave Maria di Sugar. Non mi resta che mangiare. Obama, Berlusconi, all'Aquila, per solidarietà o per farsi vedere. Io sarei l'esibizionista. Sì, io lo sono. Con dei principi, con degli scopi. E in questi giorni la televisione ad Amatrice è lì per lutto o per fare audience? E quanto stanno vedendo i giornali quotidiani? Io vengo accusato dagli utenti di Facebook, di YouTube, no? Io ho amato Daniel, un ragazzo di anni 17, ma io ho messo un titolo molto esplicito. Lui si è trombato Ruby, ma non sapeva che aveva 17 anni.